Abbiamo aspettato davvero, davvero troppo. Hey là, buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti nel nostro canale. Io sono Ali. Io sono Auri. E siete su Ali Auri Channel. Come avete già letto dal titolo, finalmente siamo tornate con un nuovo vlog barra haul. Diciamo che siamo andate a fare un po' di shopping per festeggiare 100.000 sul canale. Esatto, avevamo proprio bisogno di fare un po' di shopping. In realtà non è che ne avessimo proprio bisogno, però ogni tanto ci sta. Magari sono appena iniziati i saldi, siamo andati proprio il primo sabato del mese in questo outlet gigante nel Veneto, che si chiama appunto 90 di Piave, e ci sono veramente tutti i negozi che immaginate lì dentro ci sono. Abbiamo fatto un sacco di danni, diciamo che ci sono meritate, ecco, dai. Sì, non proprio, ma non importa. Nella prima parte del video vi faremo vedere appunto il vlog in cui siamo andate là, abbiamo comprato, e poi appunto nella seconda parte vi faremo vedere cosa abbiamo realmente acquistato. Io vi ricordiamo appunto di seguirci su tutti i nostri altri social, Instagram, TikTok, dove ci chiamiamo aliauri.channel, e anche di dare una sbirciatina, di tenervi attive molto sul nostro sito www.aliaurichannel.it e di iscrivervi appunto alla nostra fantastica newsletter, perché ci saranno anche un sacco di saldi durante questo mese di gennaio. E ora noi vi lasciamo al video. Ehi là, buongiorno, scusate di conoscere la mia faccia, ma sono tipo le 8:21 e per noi è tipo l'alba. Noi ci stiamo preparando per andare oggi all'auto insieme ai nostri genitori a fare un po' di shopping. Ora lì si sta lavando i capelli, mia mamma si sta per alzare tutto, io poi è giù da boh, la leggo sulle scale, tutto procede nella norma. That's my outfit. Adesso lei si sta appunto vestendo perché lei vive prendemente di indecisione in base all'outfit. Sto scegliendo i maglioni, i jeans li ho già scelti. Intesi nei nostri outfit, andiamo in montagna. Andiamo al Polo Nord e non lo sapevamo, amici. E invece non andiamo al Polo Nord, andiamo a fare shopping. Comunque il mio maglioncino è di Pimki, i miei pantaloni sono di Shane. Il mio maglioncino è di Dani, credo, e i miei jeans sono di Zara. Comunque abbiamo anche i palloncini ancora da 100.000 kg, siamo arrivati a 100.000 qua su YouTube. E oggi allora abbiamo deciso, per andare a festeggiare, di fare un po' di shopping. Giusto, perché cioè, ce l'ha negato lo shopping? No. E abbiamo anche il cappello e i guanti perché stiamo andando al Polo Nord. Ehi, siamo arrivati, c'è una marea di gente. Effettivamente, esatto. Però è il primo weekend di saldi, quindi era da aspettarselo. E speriamo di non morire congelate. Abbiamo risposto a tutti i miliardi di direct che ci avete inviato per farci gli auguri per i 100k. Esatto, eravate davvero in tantissimi. Su YouTube, sulle mail, quindi veramente grazie dell'affetto che avete dimostrato per noi. E adesso andiamo a fare un po' di shopping. Allora, c'è un freddo cane. E c'è coda tipo ovunque, ma noi siamo pronte, preparate. Adesso entriamo da Tommy, il primo negozio in cui entriamo, e vediamo. Negozio, abbiamo comprato una roba per Lauri, magliettina molto carina, e una roba per Giorgio, cioè ormai non faccio più shopping per me. No, infatti. E poi abbiamo preso un regalo a mio papà, e anche loro non fanno più shopping per loro, bene. Siamo da Ralph Lauren e mi sto provando questo maglioncino, è super carino, però non lo so, mi sa che non lo prenderò perché non mi sembra che mi stia particolarmente bene e che mi valorizzi, non lo so. Stiamo facendo ancora shopping, adesso siamo dal Polo Ralph Lauren. Non c'è troppa gente, la mamma si è anche comprata un bellissimo cappottino da twin set. E ora non so dove sia papà, sarà da qualche parte a fare shopping per lui, sempre in questo bellissimo negozio. E nulla. Guardate che bella la fontana, Laura e la mamma sono dentro a Luigio. Io e papà stiamo facendo un'ispezione per capire dove sono gli altri negozi che ci interessano. E guardate che carino. Prada is waiting for us. No, sto scherzando. Allora, abbiamo fatto un po' di acquisti. In realtà no, mi hanno bocciato tutto quello che ho proposto. Infatti adesso andiamo alla ricerca del mio cappotto e la mia nuova borsa. E io invece sono andata anche da Nike per andare a vedere delle scarpe, però non c'erano, quindi E quindi yes, flop. Auri, dove stiamo entrando? Nel posto più cool di tutti. Ci stiamo provando. Vedremo. Siamo praticamente nella piazzetta del lusso, perché adesso ci proviamo, entriamo da Gucci, perché Laura sta cercando una borsa, diciamo, abbastanza seria, solo che ha i gusti ben precisi e diciamo che non vuole buttare i soldi, come è giusto, perché queste borse hanno comunque un valore. Siamo da Gucci, Laura non voleva neanche entrare, mi sa invece che abbiamo trovato la borsa giusta. Grazie a chi? Grazie a papà. Bravo papà, avrai meriti per sempre di questa cosa. Auri, quale preferisci? Questa qui è bellissima secondo me, e questa qui è leggermente più grande, perché Auri con il 13 Pro Max praticamente occuperebbe tutto il posto della borsa. Le piacciono entrambe, sono la telecronista del momento. Allora, a me e a papà e alla mamma piace di più questa. No, io non ho espresso giudizio. Ok, a me piace di più questa, a Laura forse piace di più l'altra. Ma questa è molto più mettibile per quello che deve far lei. Ci sono delle cose davvero meravigliose e altre un po' too much. Auri, come ci si sente? Sulla nuvoletta? L'abbiamo fatta da anni. Molti danni. Però
Ci siamo fermati a mangiare in questo posticino davvero meraviglioso che serve gli hamburger e abbiamo scelto degli hamburger fantastici, quindi non vediamo l'ora che arrivino. Devo dire che sono davvero meravigliosi e invogliano un sacco a mangiarli. Auri ovviamente adesso farà la foto, non avevo dubbi, papà al telefono. Loro hanno preso il classico, che c'è un cetriolino che io odio, e noi invece abbiamo preso il burger con del bacon, ma davvero abbiamo mangiato e vi giuriamo che era proprio buono, sì, quell'hamburger. L'unica cosa è che quando noi prendiamo un hamburger è stra difficile da mangiare perché lo distruggiamo, esatto, sempre. Siamo sempre un po' tipo imbarazzate perché mangiarla è impossibile. E quindi proprio per questo abbiamo deciso che l'hamburger sarà uno dei cibi che non includeremo nella nostra lista dei cibi da ordinare a un primo appuntamento. Esatto, ma comunque c'è una bellissima giornata. Ci manca ancora circa un quarto di outlet da vedere e vogliamo andare da Michael Kors, da Timberland, e io non ho ancora acquistato nulla, vorrei dire. Che brava. Allora, noi siamo fuori da Borbonese ad aspettare la mamma perché ovviamente c'è il limite di persone e quindi non potevamo entrare. Sta prendendo una borsa per la nonna. C'è un po' di gente che si inizia a popolare, vero papà? Già. Vabbè, sabato ci sta. Siamo da Woolrich. Noi siamo in coda da Michael Kors, c'è sempre una coda assurda in questo negozio. È tipo il più bello che esista su questo mondo. E siamo stati da Woolrich, però non c'era niente che ci piacesse, quindi papà si è provato qualche cosa, però alla fine niente. Ho già toccato delle scarpe bellissime che però avevo già fatto danni abbastanza oggi. Vabbè dai, un dannino in più non succede niente. Ma più strabello, l'hanno addobbato tutto per le feste, anche se non siamo più in festa. Siamo appena usciti da Michael Kors, io ho fatto i miei primi acquisti finalmente. E io ho confermato che sono una povera disperata. Una spendacciona, devo dire. Che ho una mania per lo shopping, ma dettagli. E anche la mamma ha fatto dei danni insieme a noi. Tra l'altro ci hanno fermato anche tre ragazze, mi pare. Esatto, di cui due gemelle, super simpatiche. Quindi se vedete questo video vi mandiamo un grossissimo bacione. Stasera verrà anche Giorgio a mangiare la pizza a casa nostra. Quindi finiamo in bellezza. Poi vi faremo vedere tutto alla fine di questo video, perché abbiamo comprato da Michael Kors delle cose davvero pazzesche, anche da Gucci purtroppo. Abbiamo fatto pausa bagno e adesso arriviamo finalmente alla macchina. Abbiamo un tantino esagerato, giusto papà? La, noi siamo appena tornati a casa e abbiamo recuperato inoltre anche Giorgio, che mangia la pizza insieme a noi. Infatti a breve arriverà pure il fatto no con la pizza. Veramente felicissimo, perché comunque sono stati danni però pensati, ecco. Poi con la famiglia comunque è sempre bello andare a fare shopping. Ma soddisfatta di oggi? Molto soddisfatta. Mi ha fatto danni? Cubi. Ecco le nostre fantastiche pizze. Adesso mangiamo. Sembra un tappeto lilla io. È bella essere un tappeto. Laura ha cambiato per la prima volta la sua pizza. Non ha preso il prosciutto cotto fuori cottura, ma ha preso giusto le patatine come me. Va benissimo, così lo possiamo fare. Finito il vlog, appunto iniziamo con farvi vedere le cose che abbiamo acquistato. Partiamo con il primo negozio nel quale siamo andate, che è Tommy. Io ho preso un regalo per Giorgio, ma io l'ho già dato, quindi non posso farvelo vedere, ma era un maglioncino blu bellissimo. Molto molto carino. Mentre io ho preso un maglioncino super mega primaverile bianco di Tommy, che appunto fatto così. Non sembra una maglietta. Esatto, con i dettagli rossi. Sicuramente se la dovessi mettere adesso congelerai, infatti andrà per il periodo di aprile maggio, però è molto molto bello e già lo immagino con appunto bellissimo paio di jeans e le Campus blu. Si fa già l'outfit mentale. Praticamente in tutti i negozi in cui siamo stati ha acquistato l'Aurora, tranne nell'ultimo in cui ho acquistato anch'io. Molto parsimoniosa invece no, tutto il contrario. Il secondo negozio appunto si chiama Rebel Queen by Louis Jo. Ho preso due cosine, ovvero il primo un bellissimo maglioncino in cashmere appunto molto aderente con il collo alto, perché io adoro i maglioncini con il collo alto. No, ma non si capisce. No, soprattutto in inverno tengono caldissimo. Poi il materiale è super morbido. Tra l'altro abbiamo scoperto da TikTok che il collo alto bisognerebbe metterlo all'interno, però noi lo mettiamo sempre all'esterno. Esatto. La seconda cosa che ho preso appunto in questo negozio è una cosa di un colore che non avrei mai immaginato di prendere, ma che vi abbiamo spoilerato nella copertina. Esatto. Ta-da! È questo cappotto rosso, super mega acceso e molto caldo appunto, non proprio per gennaio. Era appunto di questo colore molto sgargiante, che però a me piace, secondo me mi sta anche bene con una cintura nella vita. Mi piace un sacco, secondo me anche con un maglioncino nero, dei jeans e delle scarpe che vedrete dopo. È la morte sua, passa insomma per le strade di Milano con questo, fa la sua figura. Poi siamo state in un negozio davvero che non ci saremmo mai immaginate di entrarci. Non siamo mai entrate nei negozi diciamo di questa fascia, ma molto high cost. Però diciamo che è stato per fare una sorta di regalo per me stessa, che appunto, credo che potete immaginare la marca. Se avete guardato appunto il vlog, siamo andati in vari negozi proprio nella piazzetta diciamo high cost, sia Prada che Burberry. Poi siamo entrate da Gucci contro volontà dell'Aurora. Esatto, perché ma siamo usciti con esatto perché ma diciamo che prima non mi ha mai entusiasmato, ma quando ho visto lei mia mi sono cadute tutti i pregiudizi che avevo verso questa brand. Guardate la scatola, che bella. Appunto la scatola è quella iconica bianca con i dettagli neri. Noi siamo anche andati a vedere House of Gucci.
Poi, ma con la velina, cioè, la dust bag, bellissima. Scusate, la dust bag. Sono emozionata, adesso lo aprirò con calma. Allora, eravamo indecise, come avete appunto visto nel vlog, di due modelli. Uno con il logo in bene in vista sul davanti. E uno invece che è quello, questo qua, che ho appunto acquistato, che è un pelino più grande rispetto al primo modello che avevo provato. Perché noi, avendo l'iPhone 13 Pro Max, diciamo che era un po' un problema perché non ci stava all'interno della borsa. E questa qua, secondo me, era meravigliosa. È bellissima, tralasciando il dettaglio che è stupenda, è appunto in pelle nera con qua il logo, le due G di Gucci, e si apre appunto in questo modo. E tra l'altro tutti i vari dettagli anche della catenella sono in mix di oro e di argento. Esatto, che è fantastico. E quindi sicuramente a me piace di più rispetto alle tutaglie solamente dorato. Un cosino in pelle che per appoggiare alla spalla e per essere più comoda, è piccolina, certo, e dentro appunto è fatta così, adesso è tutta incartata per bene, mi dispiace anche spacchettarla. È proprio, cioè, perfetta per me, è piccolina, io cercavo piccolina e nera da tutti i giorni. Questa secondo noi potrebbe essere sia messa da giorno che anche da sera, quindi essere perfetta per ogni occasione. Esatto, secondo me è proprio bellissima, cioè io non avrei mai immaginato di prendere una borsa di questo brand. È un profumo di pelle super bello, quindi e poi è una soddisfazione entrare da Gucci e uscire con un sacchetto, insomma, tanta roba. Che è molto materialistica come cosa, però vabbè ragazzi. Ultimo negozio qui siamo state, però davvero siamo uscite con 4 sacchetti, ma va bene così. È appunto stato Michael Kors. Noi amiamo questo brand letteralmente perché ha sia le borse che sono proprio la fissa dell'Aurora, io personalmente adoro, sia le scarpe, anche diciamo i vestiti, i cappotti, esatto, i giubbini, un po' di tutto. Allora partiamo con, diciamo, l'acquisto che io ho visto da Petri, ho detto basta, poi la trovate in sconto al 50% più 50%, davvero l'abbiamo pagato pochissimo, e l'unico numero rimasto dal mio. Sono stupende. Cioè, io credo di aver mai visto delle scarpe così belle invernali. Non c'avevo neanche invernali col tacco così. Dovrebbero essere abbastanza comode, sono tecnicamente comodissime. E hanno questa particolarità sul tacco, tipo un diamante. Esatto, anche io ho pensato a un diamante. Sono bellissime, cioè. Tra l'altro Michael Kors ha un po' le taglie strane, perché questa è una 9M. Penso dovrebbe corrispondere a un 39. Ti prego, fai che sei 39. Adesso finalmente, dopo mezz'ora di haul, arriverà anche un mio acquisto. E quindi appunto diciamo che si è rifatta da Michael Kors. Esatto, ma sono stata contenta perché questo qui è proprio bello bello bello. È nero, davvero lunghissimo. Sul bottone c'è scritto Michael Kors, ha appunto i dettagli argentati, quindi perfetto per l'Ali. Soprattutto i gioielli di Ali Auri Channel sono tutti argentati. Ed è lungo, nero, bellissimo. Era proprio il cappotto che cercavo. Esatto, questo qua appunto sia anche da giorno che anche da sera. Poi invece io ho preso una cosa che invece non cercavo, però aveva un buonissimo, diciamo, sconto. È appunto questo giubbino qua per marzo-aprile, tutto nero appunto, è diciamo più sportivo rispetto al cappotto della Alice, che è un po' più elegantino. Dentro è bello. Anche peloso dietro, quindi esatto. Top. Quindi veramente super mega azzeccato, la mamma l'ha preso uguale ma marrone. E anch'io ho preso un giubbino sempre per quella stagione, magari un po' più tardi, perché questo è al pelo, questo qui invece no. È nero con i dettagli stavolta oro, infatti è un po' una pecca. Appunto è un giubbino così di mezza stagione con un sacco di taschine, la cerniera, la cintura diciamo in vita e il collo abbastanza alto, perché è come se fosse una specie di spolverino. Esatto, perché infatti appunto c'è il cappuccio che si tira fuori. Poi dovremmo anche creare degli outfit. Siamo un po' fissate con la creazione degli outfit. Così finisce il nostro haul, il nostro vlog. Diciamo che abbiamo fatto un po' di acquisti, non troppi per quanto riguarda me, troppi per quanto riguarda l'Aurora, però sensati. Esatto, tutti pensati, tutti desiderati. Tra l'altro mamma e papà ci hanno anche fatto un grande regalo per i 100k e ci tenevamo anche a mostrarvelo. Esatto, che sono due braccialetti di Pandora. Me hanno regalato questo qui, che hanno regalato anche a Laura a Natale, davvero meraviglioso. Mi hanno regalato questo qua appunto argentato con anche il charms dell'albero della vita. Quando lo guardi pensi al traguardo che siamo arrivate a raggiungere, quindi è stupendo. È stata un'emozione che ragazzi io credo che sia indescrivibile. E adesso salutiamo i gipazzi della Nando, cioè della video precedente. Ah, Etiena, un bacione. Elisa, un bacione anche a te. Ilaria, un bacione. Matilde, un bacione anche a te. Giulia, un bacione. Leonora, un bacione anche a te. Ali Auri Channel e San Castanis Family, un bacione. Grazie mille per la fanpage. E grazie anche a tutte le fantastiche fanpage. Ci abbiamo su Instagram e su tutti gli altri social. Martina, un bacione. Betty, un bacione anche a te. Anita, un bacione. E per ultima Marta, un bacione anche a te. Noi vi diamo appuntamento con il prossimo video. Ciao!